diciamo che secondo me è un sistema che penalizza sia i residenti di via Roma, di via Gaetano De Rosa, sia quelli che vengono dalle periferie come me che vengo da via Tito. E da quello che riesco a capire è un sistema per fare cassa, per fare soldi, costringere un po' tutti a pagare. Però noi cittadini bagolesi che già paghiamo tante tasse ci sentiamo che per noi è una grossa ingiustizia, che il sistema va assolutamente cambiato. È una vergogna. Come mai? È una vergogna perché a me mi hanno, specialmente il sabato mattina, io che ho il bollino blu, che trovo occupato il mercato, io non so dove devo mettere la macchina. Comunque come l'hanno fatto adesso non penso che non vanno bene, bisogna cambiare da cima a fondo. Perché? Io non la firma. Perché non lo trovo giusto, uno che viene dalla periferia non c'è la possibilità di sostare sulle strisce perché li trovo sempre occupati, specialmente nel centro storico. È una fregatura, solo questo. Il Monte di Procida, 10.000 abitanti, sta 59 anni davanti al Monte, non a Bacoli come amministrazione zero. Da 1950 fino adesso sono 50 anni, 63 anni che Bacoli non capisce un tubo, solo questo, e poi se ne devono andare tutti quanti. Non sono proprio d'accordo, anche perché c'è stata tutta una messa in essere di questa disposizione che individuava le zone da parcheggiare con questi bollini con il colore dedicato. Poi alla fine a luglio abbiamo fatto i bollini ed è andata in vigore questa, diciamo, questa delibera che cambia totalmente la disposizione precedente. Quindi è assurdo che un residente deve pagare quotidianamente la somma eccessiva, cioè la macchina diventa un lusso, quindi almeno ripristinare nelle zone di residenza la sosta gratuita. È una cattiva amministrazione, anche per questo si sceglie. Come mai? Si colpisce sempre i più deboli. Penso che è una cosa buona. Affala mano. Però? Ah, però? Le dovrebbero tutte rispettare. Ciao, mi faccio relatore e portavoce di tutta Bacoli. Non abbiamo capito un cazzo. No, non sinceramente. Niente, cioè si gialla e cocozza, ha ragione, non mi capite niente. Ci sono alcune persone che mettono la macchina parcheggiata avendone facoltà a via Canale Rosa, se sono in America e tornano dopo un mese sta ancora la macchina là. E allora secondo me i parcheggi dovrebbero essere a tempo, questa volta spiegarci un pochettino le varie, i vari colori, perché sinceramente non capite proprio niente. No, hanno fatto prima pagare e poi hanno cambiato le strisce blu, il sistema delle strisce blu. No, io ritengo che il dispositivo è rivolto semplicemente a costringere le persone a pagare di più. Come chiarezza io ho capito che bisogna pagare e basta. Pagare. Per me che vengo da mia Tito non posso sostare neanche un'oretta, mezz'ora via Gaetano De Rosa e devo mettere il grattino. Non lo ritengo giusto, dopo che ho pagato un abbonamento che mi è costato 30 euro. No, a parte il dispositivo che non è chiaro, perché lo mandi a un vigile e ti dice che no, tu non puoi parcheggiare, anche per mezz'ora devi mettere il grattino. Domande a un altro, dice no, tu lo puoi mettere il disco orario e puoi sostare un'ora. E quindi questa cosa non è chiara come l'hanno fatto. No, non ha fatto chiaro il dispositivo, non ha fatto chiaro. Poi è assurdo che tu, cioè il cittadino deve stare continuamente a scendere la macchina, perché se io arrivo verso le 15 per sostare è gratuito. Poi io devo scendere perché poi alle 16 devo andare a mettere i bollini perché si deve pagare, cioè uno deve stare sempre con il problema della macchina e scendere e salire e mettere, diciamo, il grattino per la quota. Le stesse gialle che hanno fatto al paese con la R per i residenti, le stesse gialle servono, questo è un diritto, tengo un libro con gli handicappati, per i pompieri, per gli handicappati, per le ambulanze, per la polizia e tutto. Le stesse gialle là non sono ammesse per i
per i così residenti di Bacoli. No, farci della non esiste nessuna parte del mondo, solo a Bacoli. Allora tu stai dicendo che le strisce sono improprie, non sono a norma, a norma di legge. A norma di legge, che sta scritto in dei libri? Le strisce bianche ci vogliono, obbligatoriamente, perché è una truffa quelle che stanno facendo. Via Gaetano De Rosa, via Ercole, io non posso parcheggiare la macchina, devo pagare dalla danno alla beffa. Ci affidiamo ad amministratori come te, trasparenti, siccome la trasparenza langue. Che ti devo dire? Quindi deduci tu.